E adesso Vale, ieri l'abbiamo presentato e oggi torna il secondo appuntamento dedicato al coro La Fontana di Cupello.
E allora abbiamo ascoltato già i primi brani del coro La Fontana qui a Cupello. In un momento di pausa Rocco Jalacci, che è il presidente della corale, ci fa compagnia con Paolo Bernabé, abbiamo detto, in attività dal 2006, scambi culturali, tantissimi festival, avete girato l'Europa e tanta Europa avete accolto qui a Cupello soprattutto. Abbiamo accolto anche, per dire qualcosa di bello, nel 2004, quando ero presidente anche di un altro coro, sono riuscito a portare anche un gruppo, tutti figli di emigranti abruzzesi, da Calgary, Canada. L'abbiamo ospitato per ben 4 giorni e hanno fatto i balli country proprio qui davanti al comune. È stata una bella esperienza. Coro che ovviamente ha subito, no, l'interruzione classica che abbiamo subito un po' tutti, però poi siete ripartiti senza problemi, con più entusiasmo. Un'altra curiosità importante, mi diceva a microfoni spenti, non siamo tutti cupellesi, anzi parecchi, diciamo, come posso dire, acquisti fuori territorio, no, per formare questo coro, però insomma il gruppo è ben saldo ugualmente. Sì, devo dire veramente... E voglio ringraziare tutti i miei coristi che vengono da fuori, perché ecco, ci sono coristi che vengono da Palmoli e sono già qui e sono sempre puntuali. Dopo ci sono coristi che vengono da Mondodorisio, da Dogliola, da Vasto e da San Salvo e da Mondodorisio. Perciò questo coro è un coro, diciamo, vuol dire che se vengono a fare le prove, si divertono così tanto, vuol dire che l'associazione funziona bene. Assolutamente sì. L'esperienza più bella vissuta col coro, un aneddoto particolare, allora, una tappa all'estero che ricordate con piacere? L'Ungheria e la Polonia soprattutto, perché ogni concerto che facevamo, ogni giorno ci facevano fare un concerto, però lì non più di 20 minuti i concerti, massimo 20 minuti, il giorno dopo arrivava il maestro del coro polacco, che abbiamo ospitato qui a Cupello, e arrivava con il giornale, una pagina dedicata a noi, tutta a colore. Ricordi bellissimi. Ricordi bellissimi, in più posso dire, guarda, faccio vedere a lei, ho portato qualcosa. Questa è stata un'altra grandissima soddisfazione per me. Questo è il primo festival internazionale. Facciamo vedere a favore di telecamera, grazie al nostro Mario Giacchetta. Eccola qui, insomma, premi speciali, è un diploma importante.
questo è il premio della critica. Forse, non lo so quanti cori in Italia hanno avuto un... con... vedi cosa c'è scritto? Sì. Per l'alto valore artistico espresso nell'esecuzione dei canti folcloristici in linea con la più autentica tradizione corale abruzzese promossa in vita dal maestro padre Mario Centerme. Queste sono le tre firme della giuria. Questo ricevuto al Marrucino di Chieti. Marrucino di Chieti. Insomma, una soddisfazione grandissima soddisfazione. Mentre 2022 siamo stati, anche nel 2019 siamo stati in Spagna a Lloret de Mar, abbiamo fatto un altro festival internazionale, abbiamo riportato il bronzo. E nel 2022 abbiamo riportato dalla Spagna, eravamo 21 gruppi di cui abbiamo rappresentato l'Italia. L'unico gruppo italiano eravamo noi. E lì è stata un'altra grandissima soddisfazione, perché i concerti di apertura che ci fanno fare lì ogni volta dentro una cattedrale, noi eravamo l'ottavo gruppo a cantare, hanno cantato tutti i gruppi stranieri prima di noi, c'era gli applausi circa un 30-40%. Siamo saliti noi sul palco, si è finito il mondo. Standing ovation. Mia moglie ha dovuto richiamare un sacco di stranieri, di abbassare i toni. Si è finito il mondo degli applausi, guarda, veramente, veramente. Una grande soddisfazione. Grande soddisfazione. Il prossimo sogno da realizzare per la Fontana? Beh, adesso sarà? Quest'anno... C'è un obiettivo da centrare? Sì, adesso quest'anno, noi ogni anno io porto i miei coristi, li porto fuori. Adesso abbiamo la Croazia, ma forse in Croazia non ci andiamo, ma andiamo in Sicilia, a Messina. Andiamo a fare un Euro Festival in Sicilia, a Messina. E sarà anche lì un successo. Un successo. Grazie mille. Come abbiamo fatto anche a Montecatina l'anno scorso. Grazie mille al presidente dell'associazione corale La Fontana. Ovviamente rimanete con noi, perché tra poco torniamo in sala per ascoltare altri pezzi e poi ovviamente altri attori protagonisti di questa bellissima associazione. Restate con noi.